Forse può essere equivalente anche alla migliore che ho preso, prendere un gatto. Sì, prendere un gatto. Aspetta, ma tu sei quella... Hai fatto... come si... Dimmi qual era, quello... No? No. Questo. Sneakers. Sì, dipende. Poi ogni tanto offrono quelle piccole bottigliette di prosecco. La Grecia, perché sono greca, quindi sono anche di parte. Quest'anno sono andata in un'isoletta che si chiama Dikitira, che è nel bel mezzo del nulla, cioè dovrebbe essere vicino a Creta e a Kitira, ma in realtà sta in mezzo al mare. E non c'è assolutamente nulla, le capre, il sole, il mare. Mia sorella, la vedo molto spesso, poi adesso abitiamo nella stessa città, perché abitiamo entrambe a Parigi, quindi c'è molto più occasioni di vederla e di passare del tempo con lei. Forse quando sali sull'aereo ci sono quei cunicoli, a volte quando fai le scale sono chiusi davanti, quando si bloccano perché non riescono a far entrare le valigie dentro, quella è la cosa peggiore, perché c'è il sole, diventa una cappa, tipo una serra, tu fai i frutti là dentro dopo un po'. Pasto principale preferito con la famiglia. Io ho studiato economia, quindi comunque è una buona risorsa. Penso, no, mi piaceva tanto, non era neanche un piano B all'inizio, quindi forse credo che avrei continuato a studiare. Forse avrei cambiato facoltà, non lo so. Segno zodiacale? Questa è una domanda che farei a tutti, quando conosco qualcuno mi viene sempre da chiedere il segno zodiacale. Non so per quale motivo, secondo me è un'epoca molto trascurata, ma io vorrei essere nata negli anni 60, quindi prendermi in pieno i 70 e gli 80 mi sarebbe tanto piaciuto. Mangio tanta cioccolata, mi piace tanto la cioccolata. Ma il cielo è sempre più blu, non andrò oltre. I ragni, ma non è irrazionale, sono veri e sono là e sono brutti, quindi non è irrazionale. Quanto ho mangiato, quando vado a prendere la cioccolata in frigo, i biscotti, queste robe qua mi sento molto in colpa dopo, quindi se il mio ragazzo me lo chiede di base faccio finta, non mangiato niente. E vabbè, una regina. Al liceo mi sono tanto imbucata alle feste. Pensavo sempre di avere amici dentro, in realtà non c'era nessuno che conoscevo, però lo facevo spesso con le mie amiche. Platoon sarà vietato ai minori, suppongo, a 5 anni, quindi sono andata molto precoce, diciamo. Se volete vedere altri video di Vanity Fair, cliccate qui.